L'argomento di oggi nasce da tutta una serie di email che mi sono arrivate all'indirizzo di mie edizioni, che mi fanno tutti la stessa domanda, e questa domanda è come faccio a risolvere, come faccio a mandar via, come faccio a non provare questa noia, questa monotonia quando recito il Daimoco. Devo dire che sulle prime, io nel leggere una domanda del genere, sono rimasto un pochettino lì e mi sono chiesto subito: ma come? Il Daimoku è il centro, viene decantato come questa grande legge che governa tutti i fenomeni, e grazie a Nicere, noi che ci ha dato un nome, noi riusciamo a pronunciarla e invocarla. Tutti i giorni, perché abbiamo avuto la fortuna o, o le, un determinate ragioni karmiche che ci hanno portato a incontrarla, come fa a procurarci noia? Perché sentiamo noia mentre lo facciamo? Ti sarà successo anche a te, perché ovviamente, eh, essendo tutti parte della stessa razza. Siamo più o meno simili di conseguenza, sarà certamente capitato anche a te. Il punto è che tu senti noia perché nella realtà non ti è stato nemmeno mai indicato come recitarlo, come invocarlo il Daimoku. Perché tanti sapientoni si nascondono dietro al fatto che la legge mistica non si insegna. Perché? Perché la legge mistica è mistica, è qualcosa che è inerente a tutte le cose, a tutto, e di conseguenza spugge e di conseguenza è dentro di te, perché la legge mistica non ha eh, limiti. Ora, la legge mistica non ha limiti, ma tu sì. E questo bisogna che tu l'abbia ben chiaro in testa. Del resto che cosa fai? Tutti i giorni pratichi perché? Per allontanare questi, questi tuoi limiti. Tanti usano l'espressione sconfiggere, non si sconfigge nulla, non potrai mai sconfiggere te stesso e nemmeno la tua natura. Puoi soltanto cercare di migliorarla. E anche questo punto ti consiglio di tenerlo bene presente. Avere la consapevolezza dei propri limiti è una grande fortuna perché è proprio questa consapevolezza che ti permette di andare oltre. Se tu metti dell'acqua pulita all'interno di un contenitore sporco, Inevitabilmente si sporca anche l'acqua e quindi non è più bevibile. L'invocazione del Daimoku, entrando essendo prodotta da noi contenitori sporchi, si sporca, e il nostro impegno è quello di far sì che questo contenitore sia giorno per giorno sempre meno sporco in modo da non sporcare il nostro daimoku. Poi alla maggior parte o a quasi tutti perché a questo punto non gli viene nemmeno indicato che esistono due modi di fare daimoku. Uno è chiamato shudai e l'altro preghiera. Lo shudai è l'invocazione del daimoku al gonzu avendo nel cuore e nella mente il desiderio di fondersi nel gonzu non avendo nessun altro scopo lo shudai è la pratica del daimoku di cui parlava nichiren noi sappiamo che il buddismo di nichiren è considerato il buddismo della semina come avviene questa semina? Durante lo Shodai. Il nostro desiderio di fonderci nel gonzo pianta i semi. Ecco questa è la semina. Ti sarai certamente chiesto, perché certamente avrai sentito questa espressione del buddismo della semina. È questo che si intende. La semina avviene durante lo shudai. Poi esiste un, un altro tipo di invocazione che è considerato preghiera. Perché? Perché in quel tipo di invocazione nel cuore e nella mente del credente c'è la preghiera, c'è una richiesta e queste sono due invocazioni completamente diverse anche lo stesso Niciren praticava la preghiera e noi lo leggiamo in vari guscio ad esempio quando lui dice pregherò giorno e notte per la tua salute già da questo vediamo quali erano i desideri nella preghiera di Nicere, molto diversi da quelli che sono i desideri nel cuore e nella mente dei praticanti nicirenisti moderni, che hanno piuttosto nel cuore e nella mente la realizzazione di altri benefici, che sono sempre costantemente materiali. E questo invece che allontanare come scopo del Sutra del Loto, il credente dagli attaccamenti, questo tipo di pratica fa il lavoro contrario, li avvicina, li comprime, fa in modo che loro diventino i loro desideri. E nel terzo capitolo del Sutra del Loto, il Buddha ci esorta a cambiare questo tipo di atteggiamento. Possiamo anche vederlo nel capitolo 3, Parabola, la versione che ti sto leggendo è quella curata da me in lingua corrente, edita da mie edizioni. Il Buddha dice «Gli esseri umani soccombono a tutte le sofferenze poiché sono preda della brama di guadagno. Dal momento che hanno diversi attaccamenti e che i loro sforzi nascono da essi, sono destinati ad incontrare molte sofferenze» nel corso delle loro esistenze. Patiscono dolore e sofferenza perché non hanno ciò che desiderano, sono costretti a separarsi da coloro che amano o devono stare a contatto con ciò che odiano. Non attaccatevi a cose materiali. Se quelle saranno le vostre aspirazioni, se a quello che vi attaccherete, finirete con l'essere bruciati. Dall'oggetto della vostra stessa brama. Impegnatevi e sforzatevi lungo la strada, perché questo insegnamento vi salverà da qualsiasi attaccamento, vincolo o desiderio. Quindi fai attenzione che la pratica del daimoku, che sappiamo essere una pratica molto potente, se usata, contro i profondi intenti e insegnamenti del sudra del loto, può diventare una pratica pericolosa. E su questo punto ti invito davvero a ragionarci, perché questo tipo di pratica che alimenta gli atteggiamenti malati che noi sentiamo intorno, al nicirenismo perché sappiamo che nel nicirenismo cosen Grufu si fa cobucu per cosen Grufu, per la pace nel mondo per questo concetto di pace quando fra tutte le scuole che almeno non manifestano questo desiderio la scuola nicirenista tutte le scuole nicireniste tutte le organizzazioni che fanno riferimento Nicere, tutte dicono che Cosengrufo era il grande desiderio di Nicere, in realtà è un concetto espresso nel Sutra del Loto e precisamente nel ventitreesimo capitolo, ma poi sono già tutte in guerra fra loro. Non esiste pace all'interno delle confessioni nicireniste e su questo punto ti invito a ragionarci perché ad esempio ti viene raccontata la favoletta pratica per te e pratica per gli altri la pratica per te è svolgere il daimoku la pratica per gli altri è fare shakubuku ma fare shakubuku perché te lo dico io per fare in modo che quella persona si avvicini all'organizzazione e in breve tempo ne entri a far parte perché le organizzazioni qual è la parte importante delle organizzazioni è il numero e non ti devi scandalizzare perché ogni organizzazione ogni scuola buddista in realtà è un'industria che ha bisogno di pedine ha bisogno di elementi per continuare ad andare avanti perché tu che pratichi magari il nicirenismo da due anni, da cinque anni, da dieci anni, da vent'anni. Perché non ti sei mai chiesto come mai si dà così tanta importanza cosa in ingrufo alla pace nel mondo e poi nemmeno tra praticanti, nemmeno tra scuole che professano gli stessi insegnamenti? che apparentemente dovrebbero adorare gli stessi insegnamenti proprio fra loro non c'è pace quindi questa pratica per gli altri questo shakubuku qual è il vero scopo l'invocazione del daimoku per te essendo soltanto un mezzo per ottenere un qualcosa, un qualsiasi beneficio, dal momento in cui tu non hai un beneficio a portata di mano da mettere, come ti sarà sicuramente capitato di sentire, davanti al gonzo, ecco che il tuo daimoku è sgonfio. Perché non c'è niente di te. Perché tu sei abituato a dare di te. Soltanto il desiderio di avere. Ma l'invocazione del Daimoku indicata da Nichiren non è questa. L'invocazione del Daimoku indicata da Nichiren è lo Shodai, è quella che ti permette di immergerti all'interno del Goonzo, all'interno dell'universo all'interno della sacra origine di ogni cosa. Perché sacra origine di ogni cosa, se hai seguito i video precedenti, è la traduzione eh? nicirenista della parola Gohonzon, sacra origine di tutte le cose. Tu senti in definitiva noia quando reciti il Daimoku, perché sei abituato a recitare non il daimoku ma la preghiera sei abituato non sei per meglio dire abituato a fare shodai perché nessuno te l'ha mai insegnato perché perché sei stato avvicinato attraverso la favoletta della preghiera perché tu prova un pochettino ad avvicinare una persona a provare ad avvicinare una persona alla pratica dicendo ecco, durante questo mantra che è, Namu Mi Orengkyo, Nam Mi Orenge, tu hai la possibilità di fonderti nell'universo. Su dieci persone, otto o nove, sgranano gli occhi e ti dicono guarda, adesso non ho tempo, parliamone più tardi. Ma se tu li avvicini dicendo guarda attraverso questo mantra, tu puoi ottenere tutto ciò che desideri. Ecco che hai subito catturato la loro attenzione. E queste ti dicono, ok, va bene, sediamoci, come posso fare? Ma è normale. E perché ti è stato insegnato ad approcciare le persone in questo modo? Te l'ho appena detto. Perché questo è il modo per avvicinarle. Tu avvicinandole, loro faranno parte dell'organizzazione, che ti ripeto, non è una cosa brutta, non è una cosa che la gente dice, ah, oh, qui, là, sui... No, perché sei tu che sei ingenuo, se non l'hai ancora capito questa cosa qua. Perché le organizzazioni, come ti ripeto, campano su quello. Il portare avanti, il mantenere determinati templi, il mantenere determinati luoghi di culto e via discorrendo, ha un costo. Quindi è normale, e ti ripeto, sei ingenuo tu, se pensi che questo sia un male, è normale che si pensi a quello. Cosa è meno normale, non parlarti poi della vera invocazione. Perché sarebbe meraviglioso se si attirassero le persone attraverso la preghiera, quindi... Uh, avendo l'approccio che ti dicevo, uh, canta questo daimoku, cosa almeno uh, otterrai tutto ciò che desideri. E poi, dal momento in cui fanno parte dell'organizzazione, gli si spiegasse la grandezza di tutto questo. Perché il provare noia o trovare il daimoku monotono. È la prova provata che se anche tu fai daimoku da 500 anni, non hai ancora capito cos'è il daimoku, come si fa il daimoku, qual è la funzione del daimoku. E permettimi, in realtà la maggior parte di persone, alla maggior parte di persone, non interessa che cosa sia il daimoku. Perché non ci si sono approcciati per, la, per una ricerca interiore, per il desiderio di spiritualità. Ma come abbiamo visto, ci si sono avvicinate per altri motivi. Quindi è anche inutile eh? e parlarne per certi versi. Ma visto e considerato che continuo a ricevere questo tipo di domanda, perché poi alla maggior parte. Di domande che eh, mi vengono poste, io ho già risposto attraverso tutti gli altri video che ho fatto, perché su questo canale c'è più o meno 95-98 video. Di conseguenza, se sei davvero interessato a conoscere questo tipo di buddismo, se sei davvero interessato a fare le cose seriamente, Fatti a vedere anche gli altri video e vai a cercare di, di, di capire che cosa c'è dietro, che cosa muove tutto questo. Perché, se tu avessi davvero in te la consapevolezza di che cosa realmente è il daimoku, quando sei davanti al Goonzo, o comunque eh, davanti alla natura, che automaticamente ti agevola l'invocazione, e questo tuo spirito, quindi lo spirito che ha le spalle dello Shodai, questo tuo desiderio di confonderti nella sacra origine di tutto, ecco che sentiresti una gioia immensa. Ecco che capiresti che il pregare per questo e per quell'altro. È una grandissima cazzata, perché dal momento in cui il tuo cuore si riempie di gioia e di amore, tu attiri naturalmente tutto ciò di cui tu hai bisogno. Quindi nello shodai, lo shodai comprende tutte le preghiere. Invocare il daimo cucun nel cuore e la mente, il desiderio di confondersi nel gonzo, nella sacra origine di tutte le cose. È la preghiera che contiene tutti i tuoi desideri, tutto il tuo essere, tutta la tua natura. La preghiera che tu fai per passare l'esame, per trovare parcheggio o per tutte le altre cazzate che sento e leggo in rete. È come guardare di una quercia secolare soltanto un rametto. Ma come hai davanti una quercia secolare e tu ti incastri nel guardare un rametto con due foglie mezza secche. Ma capisci che ci sono dei problemi. È a questo che io voglio puntare. È a questo che ti consiglio. È su questo. Che ti consiglio di ragionare. Ciao, risentirci alla prossima.